Abbiamo bisogno di mettere in campo una grande operazione di ricostruzione degli equilibri politici, economici e sociali. Le persone che si allontanano dall'Africa lo fanno perché vedono la differenza del benessere, del reddito medio pro capite tra l'Africa, il Medio Oriente e l'Europa, che oggi è a 30 volte superiore. Abbiamo bisogno davvero che l'Europa passi dall'indifferenza del cinismo, della crudeltà, della tolleranza della crudeltà, al pragmatismo della solidarietà e dell'intervento concreto. Noi abbiamo bisogno di superare la paura dell'invasione e abbiamo il dovere di non abbandonare i disperati. Conciliare questi due sentimenti, fare scelte politiche e trovare strumenti adeguati che ne tengano conto non è certo facile, provarci è un dovere. Grazie. Grazie deputato Rabino. Adesso chiede di intervenire il deputato Mario Marazziti. Prego, ne ha facoltà. Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio, la ringrazio per il suo coraggio, la sua scelta per la politica, la richiesta di un Consiglio europeo urgente per la scelta di Eurafrica. Tanti oggi si improvvisano come quando si parla di calcio, apprendisti stregoni, tutti esperti del contrasto al jihadismo fondamentalista, tutti strateghi. Blocco navale, bombardamenti a casaccio delle coste libiche, rimandare indietro i profughi, intervento militare su territori che non hanno più forma statuale, magari d'impulso senza mandato internazionale. Queste le ricette che si agitano. È una corruzione della mente e del linguaggio, perché non c'è solo la corruzione dei soldi, c'è forse la peggiore, la corruzione dell'ethos nazionale, di un linguaggio che arriva a dire, come si è ripetuto poco fa, che chi salva i profughi in mare è un assassino e complice dei terroristi. Ma è il tempo della politica e sarebbe il tempo della unità nazionale profonda. Blocco navale già fu fatto ai tempi dei flussi dall'Albania, quando la Lega gridava ributtiamoli a mare. Ricordiamo ancora come si speronano e si fanno morire nell'Adriatico le barche dei disperati. Irrealistico e fallimentare verso i trafficanti umani. Nel Mediterraneo sta morendo, rischia di morire anche l'Europa, l'anima dell'Europa, la sua credibilità. Lei lo ha detto. Quello che lei porterà al Consiglio europeo sarà il ruolo e il contributo dell'Italia perché l'Europa torni ad essere Europa e non più Europa. Da molte parti si sono levate voci che dicono che l'Italia non può essere lasciata sola nella risposta a questa catastrofe umanitaria. Per questo noi Democratici Solidali, dal nostro gruppo per l'Italia Centro Democratico, abbiamo fatto nascere l'appello all'Europa di parlamentari tedeschi e italiani che da oggi è aperto alle sottoscrizioni di parlamentari di tutti i 28 Paesi membri a sostegno di una nuova politica europea per l'immigrazione. Dovrebbe darle forza domani e nelle prossime settimane. Due perni. Una grande operazione europea di search and rescue di scala almeno simile a Mare Nostrum e con standard di efficienza analoghi. Sono state salvate 170.000 vite umane. La più grande operazione umanitaria del Mediterraneo. 10 milioni al mese, 600 euro per ogni essere umano, 2 caffè al giorno. Non si può? Non vale questo una vita umana? Alle bugie di chi dice più si salvano, più arrivano, rispondono i numeri. Gli arrivi erano prima di Mare Nostrum molti di più, così le vittime. Dopo la fine di Mare Nostrum, adesso sono aumentati arrivi e vittime. E chi arriva spesso impiega 2 anni per arrivare. Lei l'ha detto, migliaia di dollari perché fugge dalle guerre e non sta a sentire le favole populiste nei talk show italiani. Basta parlare con i sopravvissuti di Lampedusa, ma alla Lega non interessa. La seconda direttrice è quella di costruire canali sicuri per viaggi sicuri, per svuotare il traffico di vite umane che gonfia anche le casse delle bande criminali fino al cosiddetto califfato. Lo deve e lo può fare l'Europa, ma
anche nel caso terribile per l'Europa in cui fosse lenta a farlo, l'Italia può iniziare e coinvolgere paesi amici e volenterosi in un processo più lungo. Come, e concludo, signor Presidente, con alcune proposte. Una, quote realistiche per i rifugiati di guerra. Oggi in Libano, Giordania, Iraq e Turchia sono oltre 3 milioni i profughi siriani e iracheni. 1 milione in Libano è come 15 milioni di profughi in Italia. In Europa siamo a meno di 100.000. Quote ampie, viaggi sicuri, non in mano ai trafficanti. Due, una task force operativa immediata, embrione iniziale di un'agenzia europea dell'immigrazione da costituire, con le branche consolari con status di ambasciate europee per i rifugiati, con paesi di partenza e di transito. Questo si può fare, lei l'ha detto, si possono intercettare i flussi prima che arrivino in Libia e in altri paesi e quindi il Niger, Khartoum diventano luoghi importanti. Può iniziare anche l'Italia da sola con paesi amici all'interno dell'Europa. Può creare un effetto imitazione come è accaduto per Schengen. Viaggi legali, viaggi sicuri, corridoi umanitari diventano possibili. Insomma, concludo davvero, aumentare la possibilità di ingresso protetto. Dentro la Convenzione di Dublino affermare il riconoscimento positivo reciproco. Oggi Dublino applica il principio di solidarietà solo al negativo. Se non includerà anche il riconoscimento positivo reciproco, andrà denunciato come trattato contrario al Trattato di Lisbona. La accompagniamo con queste proposte, con stima e amicizia, con speranza, signor Presidente. L'Italia può aiutare l'Europa, come lei ha detto, come noi crediamo, a tornare credibile. Con una leadership morale Concluda. E di intervento, l'Italia può essere per prima questa Europa di cui c'è bisogno, di cui il nostro mondo ha bisogno. Grazie. Grazie, deputato Marazziti. Ora chiede di intervenire il deputato Pino Pisicchio. Prego, ne ha facoltà. Grazie, onorevole Presidente Boldrini, Presidente Renzi. L'esiguità del tempo e la condivisione di molti interventi che ho ascoltato mi spingono all'essenziale. Vivo in una regione del Sud che conosce il dramma delle migrazioni e l'impegno solidale dell'accoglienza, che è un gesto gratuito e umano. In Puglia però abbiamo avuto la fortuna di non conoscere il raccapriccio senza fine che è toccato ai siciliani in queste ore. Ma condividiamo il mare, condividiamo il piccolo mar Mediterraneo che oggi si richiude sui tanti, troppi esseri umani in fuga dagli inferni dei teatri di guerra e di miseria per entrare nell'inferno.